Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene? Insieme nel nostro post del martedì per raccontarci un po' che cosa ci siamo detti. Oggi abbiamo parlato di concerti e io ero così orgogliosa di farvi vedere i miei concerti, i miei biglietti dei miei concerti dagli U2 ai Deep Purple, ai Simply Red, a Bruce Springsteen, che però poi mi sono un po' vergognata, o meglio mi sono detto, vabbè, forse è meglio Simo che non continui perché in realtà i vostri concerti sono stati tantissimi e mi avete portato in un mondo della musica molto particolare. Tra l'altro, insomma, avete spaziato tantissimo nell'ascoltare i vari concerti che ci sono stati, da Brian May a Sinéad O'Connor, i Pooh, ancora l'Orchestra Casadei, a Vasco Rossi. Vasco Rossi forse è quello che ha vinto su tutti, ma poi c'è chi ne ha visti veramente una valanga, una marea, e anche, anzi, si lamentava pure di non essere riuscito a vederne di particolari. Ma come? Ma è vero, della musica, dei concerti non si è mai sazi. Intanto chiedo scusa per la sedia perché, insomma, qui bisogna mettere un po' di olio perché sennò non ce la faremo mai e diventa veramente fastidioso, anzi cerco di non muovermi, facciamo così, faccio prima. Però dicevo, insomma, il bello è poter condividere anche questi concerti con qualcuno, no? Come nel caso di Carlo, che è stato carinissimo perché ci ha ricordato che anni or sono aveva portato a Torino sua mamma per vedere un concerto di Eros Ramazzotti e che si era veramente emozionata per tutto il concerto. Che bella anche questa cosa. Oppure un'altra cosa simpatica che avete raccontato è che, insomma, uno di voi è andato con la moglie a un concerto e poi la moglie, Depeche Mode se non ricordo male, la moglie aveva male ai piedi e aveva male all'alluce e lui dice: meno male che eravamo seduti perché fossimo stati in piedi sarebbe stato un disastro. Però poi che è successo? È successo che la moglie non ce la faceva più e ha deciso di togliersi la scarpa. Bene, mi sembra giusto, mi sembra giusto. Ho altri concerti che in tanti abbiamo anche visto di grandi maestri come Franco Battiato o ancora Roger Waters, che The Wall è sempre secondo me uno spettacolo oltre a un concerto. Un po' come quelli di Vasco che dicevate bisogna sentirli dal vivo e avete ragione, o ancora chi era veramente arrabbiato, come è successo al nostro amico Eugenio che insomma era andato a sentire un concerto di Patti Smith e lui dice: non mi sono arrabbiato tanto per la durata del concerto che è durato solamente un'ora, ma era stato un po' sciatto, un po' scialbo, un po' insignificante. E uscendo dal concerto ero entrato in un bar, avevo vicino a me c'era il chitarrista di Patti Smith, ma ero talmente arrabbiato che non sono neanche riuscita a chiedergli il plettro. E allora io lì mi sono collegata al fatto che invece Patti Smith regalò una chitarra a Luca Lanzi, che al concerto del 1º maggio a Roma, loro erano a Casa del Vento, loro erano vicino al camerino di Patti Smith, lei li sentì suonare, soprattutto lui arpeggiare, chiese a lui di arrangiarle un pezzo, lui contentissimo, arrangiò questo pezzo, glielo rimandò, lei per sdebitarsi gli fece scegliere una delle sue chitarre da un catalogo di fotografie e gliela spedì a casa. Lui ci raccontò che fu molto contento e disse: cioè, per me già aver arrangiato un pezzo per Patti Smith era qualcosa di eccezionale. In realtà mi regalò anche questa chitarra che lui tiene molto e custodisce gelosamente, lo capisco. Poi si è instaurata una bella amicizia e quindi anche il fatto di poter instaurare delle amicizie o magari sì, riuscire a conoscere il nostro Beniamino o magari trovarne anche qualcuno che dice: ma no, anche no, ma perché? Come era successo a me al concerto di Bruce Springsteen, che poi pioveva, diluviava, mi ero rintanato in una pizzeria e al tavolo praticamente davanti a me c'era Marco Masini con un maglione tutto rotto, mangiava cipolle, insomma una cosa incredibile, ma non mi venne neanche da andare a chiedere l'autografo, vabbè, anche se era comunque un nome, un grande nome ai tempi, anche ancora adesso, insomma, va bene. Quindi insomma abbiamo un po' ripercorso questa bellezza dell'andare a un concerto, di essere a un concerto, di ascoltare buona musica, se si può ascoltarla dal vivo.
Certi concerti non si sono riusciti a, non si sono più potuti ascoltare perché insomma i grandi artisti si sono sciolti o non ci sono più. E infatti abbiamo detto ok, noi abbiamo tutti un range degli anni 70 e quindi chi ci piaceva effettivamente oggi ha un po' di difficoltà a esibirsi, però è anche vero che io sono rimasta anche per quanto riguarda ai biglietti, legati ai biglietti storici dove c'erano anche le foto degli artisti e non come oggi che ahimè è tutto digitale, tutto su PC, quindi neanche quell'emozione di avere il biglietto particolare. Va bene, non importa, è stata lanciata lì anche la domanda, ma quanti CD avete? Per ascoltare musica, vinili, DVD, beh, insomma, potete anche scriverlo. Nel frattempo abbiamo ricordato uno shock per uno di voi che era successo nel 92, e cioè la morte di Augusto Daolio. Quindi i Nomadi in qualche modo avevano perso il loro leader, anche se poi negli anni hanno continuato, sono ancora tuttora insomma in tour, ma dobbiamo dirlo, quando c'è un leader particolare e si perde questo leader, questo frontman, ma molto umano, effettivamente la storia poi va un po' a cambiare nonostante tutto. Va bene, quindi detto questo, insomma è stato un piacere nuovamente stare con voi. Come vi dicevo, arriverà anche molto presto un altro mio racconto per quanto riguarda Amsterdam. Nel frattempo darò l'olio alla sedia, assolutamente sì, e poi cercherò di darvi un prossimo argomento per un altro martedì. Come sempre, se volete, seguitemi su Patreon, Simona Non Solo Radio, oppure scrivetemi a mhlib1@libero.it. Vi voglio bene, ciao, grazie, alla prossima e buona musica!